è il nome in codice di una serie di esperimenti scientifici segreti portati avanti dalla Germania nazista durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale per lo sviluppo di un'arma tecnologicamente avanzata legata all'antigravità o all'energia nucleare. Dagli archivi sovietici ed americani sono emersi numerosi dossier relativi a progetti elaborati dagli scienziati del Reich. Fra i più conosciuti il caccia a reazione Messerschmitt 262 e il razzo V2 di Werner von Braun, all'origine dei mezzi speciali che avrebbero condotto l'uomo sulla Luna. Andiamo con ordine e partiamo dall'inizio. Negli ultimi giorni di guerra, quando ormai le truppe tedesche fuggivano verso il Mar Baltico, gli inglesi catturarono un generale delle SS, Jacob Spornberg. Durante gli interrogatori, il generale Spornberg dichiarò di aver preso parte ad un misterioso progetto segreto e relativo ad una misteriosa macchina basata sui concetti della polarizzazione, della risonanza e dell'antigravità. Era questa strana macchina che addirittura gli inglesi definirono SS Bell, SS Campana. Le informazioni al riguardo non sono molte, tuttavia una ricostruzione è stata possibile sulla base dei dati storicamente accertati. Doveva trattarsi di un oggetto metallico con un diametro di circa 3 metri ed un'altezza di almeno 5 metri. Era composta da due cilindri controrotanti isolati l'uno dall'altro da uno strano liquido metallico di color porpora dovuta alla risultante di una miscela di metalli liquidi come il torio, il berillio ed il mercurio ed era chiamato Xerum 525. Tale liquido ruotava all'interno della campana a velocità elevatissima ed era di natura estremamente radioattiva, per questo era mantenuto in recipienti di piombo spessi, pensate, ben 3 cm. Far funzionare questo meccanismo era necessaria una grande quantità di energia elettrica e l'attività della macchina poteva durare non oltre i 2-3 minuti, emettendo al contempo una enorme quantità di radiazioni, tali addirittura, pensate, da generare un potente campo elettromagnetico. Che cos'era invece questa campana? Forse un'arma d'impulsi? Alcuni la indicano addirittura come un dispositivo in grado di generare un campo torsionale con una intensità capace di alterare lo spazio ed il tempo intorno al generatore. Il progetto segretissimo fu portato avanti dai figli del Dio del Tuono. Era questo il nome della selezionatissima equipe di tecnici ed esperti che lavoravano al progetto e che comprendeva poche persone legate da assoluta fedeltà e da un vincolo di giuramento.
deserto. I principali siti di ricerca si trovavano sulle montagne della Polonia. Lì infatti è stato identificato un sito segreto nel centro minerario di Waldesburg, dove fu attrezzata una camera di 30 metri quadrati completamente rivestita di ceramica e di gomma. È stato storicamente e scientificamente dimostrato che scienziati tedeschi abbiano effettuato esperimenti con energia al plasma. Le operazioni, coperte dal massimo segreto, erano note con la sola sigla GRS, affare segreto del Reich. Ed ognuno di questi esperimenti, pensate, avveniva sotto la diretta supervisione del generale delle SS Hans Kahr. Così, stando alle testimonianze del generale Sporenberg, durante i primi esperimenti l'apparecchio sviluppava grandi campi elettromagnetici ed energia elettrostatica capace di diffondere una radiazione di colore bluastro. Cinque scienziati su sette, prima di morire per le radiazioni benefiche della macchina, avevano denunciato forti fastidi al gusto e all'olfatto, problemi di sonno, spasmi nervosi, perdita di equilibrio e di memoria. Proprio per questo, durante i primi esperimenti venivano poste gabbie con animali e piante che solitamente morivano e nel corso della decomposizione rilasciavano residui gelatinosi, in parte cristallini. Addirittura che siano state utilizzate anche cavie umane, prigionieri prelevati prevalentemente da alcuni lager vicini e impiegati per le pulizie dei laboratori dopo ogni esperimento con un meticoloso lavaggio di circa un'ora. Alla fine della guerra, come era uso, per non lasciare tracce, per non lasciare testimonianza, chiunque avesse avuto parte, chiunque avesse avuto a che fare con il programma di Kloch, venne ucciso. Sembra che le persone realmente assassinate fra scienziati, tecnici, ricercatori ed altri siano stati oltre una settantina. Il nostro lavoro vi è piaciuto ed è stato di vostro gradimento, esprimete il vostro like a questo video e iscrivetevi al nostro canale per trattare questi ed altri misteri nel corso dei prossimi appuntamenti. Lasciateci tanti messaggi con nuove proposte per argomenti da affrontare.